L'effetto Mandela nell'era delle chatbot. Analisi dell'influenza dell'intelligenza artificiale sulla memoria e percezione collettiva umana della realtà di Max Zheng. Nella descrizione trovate riferimenti scientifici e pubblicazioni. L'effetto Mandela ha suscitato e suscita tutt'oggi interesse nell'ambito della psicologia, con teorie che suggeriscono una connessione tra memoria collettiva distorta e cambiamenti della realtà. Parallelamente, l'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando una parte integrante della nostra vita quotidiana, con applicazioni che vanno dalla medicina all'intrattenimento. Prendo spunto da un recente articolo scientifico del 2023 pubblicato da Scienza e Filosofia ed analizzando gli ultimi studi scientifici in materia di percezione e memoria umana, esposti nell'articolo pubblicato su PubMed del 2022, dove dei ricercatori hanno esplorato il fenomeno dell'effetto Mandela visivo, EVM, attraverso quattro esperimenti e riflettendo sul testo interamente edito per la prima volta nella storia da un'intelligenza artificiale sul tema di un possibile pericolo derivante dall'interazione uomo-intelligenza artificiale, ho elaborato questo articolo di ricerca sperimentale. Introduzione. Una teoria resta tale se non confutata. Solo allora diviene tesi, dunque un fatto. In generale, una teoria è un insieme organizzato di principi, concetti o idee che cerca di spiegare un fenomeno o un insieme di fenomeni. Nelle scienze, compresa la psicologia, una teoria fornisce un quadro concettuale per comprendere e intraprendere osservazioni e dati. Le teorie possono essere utilizzate per formulare ipotesi, predire risultati e guidare la ricerca. Sono strumenti fondamentali per la comprensione e lo sviluppo della conoscenza in diverse discipline. La storia ci ha insegnato che il tempo è il solo fattore discriminante fra una teoria del complotto e la realtà. Questo lavoro esplorerà la connessione tra l'effetto Mandela e l'evoluzione delle chatbot, esempio GTP, nella società moderna. Si analizzerà come la presenza sempre più diffusa di chatbot degli ultimi anni influenzi la percezione, dunque la memoria individuale e collettiva della realtà. Capitolo 1. Fondamenti dell'effetto Mandela. Capitolo 2. Fondamenti ed evoluzione delle chatbot. Capitolo 3. Impatto dell'intelligenza artificiale sulla percezione e memoria umana della realtà. Capitolo 4. Studio di caso. Conclusioni. Capitolo 1. Effetto Mandela in psicologia. Il fenomeno psicologico in cui le persone ricordano erroneamente eventi storici e/o di rilevanza collettiva. Il primo capitolo fornisce una panoramica dell'effetto Mandela, ridefinendo la percezione e la memoria in psicologia. Studiando le radici psicologiche e i casi storici che hanno contribuito a questa storia, come la percezione umana possa essere influenzata da fattori esterni, viene esplorata la natura umana della memoria. 1.1. Radici psicologiche. Percezione in psicologia. In psicologia la percezione si riferisce al modo in cui interpretiamo e organizziamo le informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente circostante, come stimoli visivi, uditivi, tattili e altro ancora. È il processo attraverso il quale attribuiamo significato a ciò che percepiamo, creando una rappresentazione soggettiva della realtà. Memoria in psicologia. In psicologia la memoria si riferisce alla capacità del cervello di immagazzinare, conservare ed evocare informazioni acquisite attraverso l'esperienza. Questo processo coinvolge la codifica, registrazione delle informazioni, la conservazione, memorizzazione nel tempo e il recupero, richiamo delle informazioni. La memoria è cruciale per il nostro apprendimento, adattamento e funzionamento quotidiano. Esaminando le radici psicologiche dell'effetto Mandela, pertanto, ci si deve focalizzare sulla natura della memoria umana. Alcuni studi cognitivi spiegano come la memoria sia soggetta a distorsioni nel tempo e che la stessa sia influenzata da vari fattori esterni come le suggestioni, il contesto sociale del o dei soggetti e le percezioni individuali. 1.2. Questa sottosezione presenta alcuni casi storici emblematici che sono diventati iconici dell'effetto Mandela, come ad esempio le discrepanze nelle memorie collettive riguardo ad eventi politici, dettagli geografici o persino linee temporali di celebrità. L'obiettivo è quello di sottolineare la complessità e la ricorrenza di questo fenomeno. L'effetto Mandela di Nelson Mandela è il primo e più emblematico degli esempi da riportare. Non fosse altro perché da esso prende il nome questo particolare, ancora oggetto di studio, fenomeno psicologico collettivo.
Nel 2010 questo fenomeno di falsa memoria condivisa è stato soprannominato l'effetto Mandela dall'autodefinita consulente paranormale Fiona Bloom, in riferimento al suo falso ricordo della morte in prigione del leader sudafricano anti-apartheid Nelson Mandela negli anni 80, che in realtà morì nel 2013 dopo essere stato presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Tale errata convinzione era ed è condivisa da migliaia di persone. Un altro celebre esempio di memoria collettiva distorta è certamente la convinzione diffusa ma errata che la Monna Lisa di Leonardo da Vinci abbia sempre leggermente sorriso. In realtà, il dipinto della Gioconda è noto per l'enigmatica espressione, ma la percezione comune del velato sorriso potrebbe essere stata influenzata da rappresentazioni popolari e reinterpretazioni nel corso del tempo. Un altro iconico esempio riguarda la frase che la strega Biancaneve rivolge allo specchio incantato, ed infatti quasi tutti la ricordano come «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Ma la strega non dice esattamente così. Infatti la frase corretta ed originale pronunciata dalla strega nel film Disney è «Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Quest'ultimo esempio apre altri interessanti scenari da attenzionare, poiché nel caso di specie il ricordo mnemonico distorto non è appoggiato al senso della vista, ma a quello dell'udito. Questo ci consente di comprendere come in pratica ogni senso umano potrebbe essere tratto in inganno se adeguatamente stimolato a farlo. Vi sarebbero quindi tantissimi altri esempi da poter riportare. La lista sarebbe lunga, molto lunga, ma il punto resta. Perché si conserva un ricordo, dunque memoria di questi in maniera alterata ed errata? Ed ancora, perché questa alterazione è collettiva? 1.3. Distorsioni della percezione della memoria. La memoria umana quindi può subire distorsioni nel processo di codifica, conservazione e recupero delle informazioni. Altresì deve essere considerato il ruolo della suggestibilità e dell'influenza sociale nel plasmare percezioni e ricordi individuali ma anche collettivi. Quest'ultimo fattore, ad esempio, è stato ampiamente dimostrato dallo scienziato psicologo polacco Salomon Asch nel suo esperimento più importante che porta appunto il suo nome. Il fine di questo esperimento verrà ripreso nelle conclusioni della tesi in oggetto. Per meglio comprendere il lavoro che si sta leggendo, diviene indispensabile citare e saperne qualcosa di più su Edward Bernays, nipote diretto di Sigmund Freud, che è considerato fra le 100 figure più influenti del XX secolo, secondo una classifica stilata dal magazine Life. Nota del lettore, attraverso la pagina indice alfabetico www.tinelli.eu trovate la voce Edward Bernays e la guerra contro la tua mente e la manipolazione di massa, se desiderate sapere di più. Combinando le idee di Gustave Le Bon e le teorie sulla psicologia elaborate dallo zio, Bernays fu uno dei primi a commercializzare metodi per utilizzare la psicologia del subconscio al fine di manipolare l'opinione pubblica. A lui si devono le locuzioni mente collettiva e fabbrica del consenso, concetti importanti nel lavoro pratico della propaganda da allora ad oggi. Nel 1920 infatti egli formulò, in tal modo, l'ipotesi che era necessario trovare quello che doveva evocare l'emozione irrazionale della gente. Aveva le idee chiare su cosa fosse necessario per agire in tal senso. Cambiare l'America da essere una cultura dei bisogni ad essere una cultura dei desideri. Ed ancora, bisogna insegnare alla gente a voler cose nuove, anche prima che le cose vecchie siano state consumate del tutto. Dobbiamo formare una nuova mentalità in America. I desideri dell'uomo devono mettere in ombra le sue necessità. Per le corporations americane era Edward Bernays, l'uomo che più di ogni altro metteva in pratica le teorie psicologiche utili ed indispensabili per plasmare, affascinare e manipolare le masse in modo efficace. I dirigenti commerciali erano, e sono, molto interessati a conoscere le motivazioni che convincono la mente umana ed erano, e sono, molto aperti alle tecniche di Bernays che possono essere usate per vendere i prodotti alle masse. Nacque di fatto il consumismo nel mondo. 1.4. Interazioni tra memoria e convinzioni. Quest'ultimo punto si concentra sull'interazione intricata tra memoria e convinzioni personali. Di fatto, le convinzioni preesistenti di un individuo possono influenzare il modo in cui ricorda e interpreta gli eventi passati,
Ciò potrebbe fornire una base teorica per comprendere come l'effetto Mandela possa manifestarsi e, cosa peggiore, perpetuarsi nel tempo. Infatti, una convinzione profonda o un'opinione radicata in una persona a riguardo di qualcosa può essere basata su esperienze personali, informazioni ricevute o credenze interiorizzate nel corso del tempo. Le convinzioni senz'altro influenzano il modo in cui una persona interpreta il mondo e guida le sue azioni e soprattutto, in definitiva, le sue scelte. Va detto altresì, cosa non da poco, che le convinzioni possono variare ampiamente tra gli individui e tali differenze sono da ricercare non soltanto nella sfera personale, ma anche culturale e, ahimè, non in ultimo, religiosa. Concludo questo primo capitolo mettendo in evidenza l'importanza di comprendere la fragilità della memoria umana e come ciò possa fornire una base solida per esaminare l'intersezione tra l'effetto Mandela e l'evoluzione delle chatbot nei capitoli successivi. Si potrebbe azzardare, lo vedremo più avanti, che una volta insegnato ad una macchina intelligente una determinata informazione, sia essa pratica, manuale o concettuale, la stessa, una volta demandata, viene in qualche modo dimenticata dal nostro cervello e di conseguenza la stessa potrebbe poi essere modificata e riprodotta senza alcun significativo contraddittorio. Dunque accade altrettanto per le nostre competenze pratico-cognitive. Quanti di noi sanno ancora svolgere calcoli matematici anche piuttosto banali senza l'uso di una calcolatrice, ad esempio? La macchina, dunque, ci dice e ci dirà sempre più autorevolmente come e cosa fare. E questo pone un interessante interrogativo che verrà approfondito nelle conclusioni finali di questo lavoro. Capitolo 2. Il secondo capitolo si concentra sull'evoluzione delle chatbot, della loro concezione iniziale fino alle implementazioni avanzate attuali. Vengono esaminate le applicazioni pratiche delle chatbot in vari settori e la loro crescente interazione nella vita quotidiana. La prima chatbot documentata è Eliza, sviluppata negli anni 60 dal programmatore informatico Joseph Weizenbaum al MIT. Eliza era un programma che simulava una conversazione terapeutica basata sul principio della psicoterapia rogeriana. Non era in grado di comprendere veramente il significato delle parole, ma utilizzava semplici modelli di riconoscimento di stringhe per generare risposte che davano l'illusione di un dialogo. Eliza rappresenta quindi una pietra miliare nello sviluppo delle chatbot e ha ispirato successivi progressi nella creazione di sistemi di conversazione automatizzati. Dopo Eliza ci sono state diverse altre chatbot significative che hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia. Alcuni esempi includono 1. Perry, 1972. Simile a Eliza, Perry simulava una conversazione, ma era progettato per emulare una persona con schizofrenia. Fu creato per scopi di ricerca psicologica. 2. Alice, 1995. Alice, Artificial Linguistic Internet Computer Entity, è una delle prime chatbot basate su Pattern. Si basava su un database di frasi predefinite e risposte senza una comprensione reale del significato delle parole. 3. Jabberwocky, 1997, una chatbot che si basava su un approccio di apprendimento mediante conversazione, ma senza utilizzare modelli di linguaggio avanzati. 4. Smarter Child, 2001, una chatbot sviluppata per piattaforme di messaggistica istantanea come AOL Instant Messenger. Forniva risposte alle domande degli utenti e svolgeva alcune funzioni utili. Successivamente, con l'avvento delle reti neurali e dell'apprendimento automatico, le cosiddette machine learning, sono emerse chatbot più avanzate come Siri di Apple, Google Assistant e Amazon Alexa, che sfruttano tecniche più sofisticate per comprendere e rispondere alle conversazioni degli utenti. Le chatbot hanno una vasta gamma di applicazioni oggi, tra cui servizio clienti. Molte aziende utilizzano le chatbot per rispondere alle domande dei clienti, fornire assistenza e guidare gli utenti attraverso i processi di prodotti o servizi. E-commerce. Le chatbot vengono spesso impiegate per assistere gli utenti durante gli acquisti online, offrendo consigli sui prodotti, gestendo il carrello e facilitando il processo di acquisto. Assistenti virtuali. Chatbot come Siri, Google Assistant e Amazon Alexa agiscono come assistenti virtuali personali, eseguendo comandi vocali e fornendo informazioni su richiesta. Formazione e istruzione. Le chatbot possono essere utilizzate per fornire supporto nell'apprendimento online, rispondendo a domande degli studenti e offrendo materiali didattici. Settore sanitario.
Alcune chatbot forniscono informazioni mediche di base, aiutano a programmare appuntamenti o forniscono supporto emotivo per la salute mentale. Risorse umane. Le chatbot possono semplificare i processi di gestione delle risorse umane rispondendo alle domande dei dipendenti, guidandoli attraverso i processi interni e facilitando la comunicazione aziendale. Intrattenimento. Alcune chatbot offrono intrattenimento interattivo come giochi o storie interattive, creando un'esperienza coinvolgente per gli utenti. E questi sono solo alcuni esempi di applicazioni delle chatbot che continuano in maniera esponenziale, giorno dopo giorno, ad espandersi in altri settori della vita umana. Capitolo 3. Il terzo capitolo affronta il modo in cui le chatbot possono influenzare la percezione individuale e collettiva della realtà. Sono esplorate le interazioni utente-chatbot e come queste possano contribuire all'effetto Mandela attraverso la manipolazione delle informazioni e la creazione di una realtà alternativa ed alterata. Le chatbot possono influenzare la percezione individuale e collettiva della realtà in diversi modi. In generale, l'intelligenza artificiale può influenzare la memoria e la percezione collettiva umana attraverso diversi meccanismi. Alcuni punti chiave potrebbero includere manipolazione delle informazioni. Sistemi di intelligenza artificiale come algoritmi di raccomandazione e motori di ricerca possono modellare l'informazione presentata agli utenti. Questo potrebbe influenzare la percezione collettiva poiché le persone possono essere esposte principalmente a determinati punti di vista o interpretazioni, alterando la comprensione degli eventi passati. Generazione di contenuti. Gli algoritmi di generazione di testo e contenuti possono contribuire a diffondere informazioni errate o a creare narrazioni che influenzano la memoria collettiva. Se tali contenuti generati dall'intelligenza artificiale vengono amplificati attraverso piattaforme online, possono avere un impatto significativo sulla percezione collettiva. I deepfakes, tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video immagini originali, e la manipolazione mediale dell'intelligenza artificiale può essere utilizzata per creare deepfakes o manipolare media, generando immagini o video che sembrano autentici, ma che sono completamente falsi. Esempio banale, ma non troppo, è il programma televisivo Striscia la Notizia con Highlander DJ. Questo potrebbe portare a una distorsione della memoria collettiva, in quanto eventi falsificati possono mescolarsi con la realtà. Interazione umano-intelligenza artificiale. L'interazione quotidiana con sistemi basati sull'intelligenza artificiale, come assistenti virtuali, potrebbe influenzare gradualmente le percezioni e le memorie individuali e collettive. La fiducia nell'intelligenza artificiale potrebbe portare ad un'adozione acritica delle informazioni fornite, contribuendo a modifiche nella percezione collettiva. È essenziale considerare anche gli aspetti etici di queste influenze, come la responsabilità nella progettazione degli algoritmi e la necessità di trasparenza per evitare distorsioni dannose nella memoria collettiva. A tal proposito, sarebbe auspicabile una lettura del documento dell'Unione Europea denominato Libro Bianco sull'intelligenza artificiale, un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, della Commissione Europea del 2020, per meglio comprendere il tipo di approccio etico-politico di una parte rilevante del nostro pianeta. Capitolo 4. Project December. Attraverso questo studio di caso si analizzeranno specifici esempi in cui l'effetto Mandela potrebbe essere stato amplificato o mitigato dall'uso delle chatbot. Questo quarto ed ultimo capitolo illustra dunque le dinamiche complesse tra tecnologia, la percezione e la memoria umana. Fra i più precisi e potenti algoritmi generativi al mondo, il software conosciuto come GPT-3 sa manipolare il linguaggio umano, generare testi e imitare qualsiasi stile di dicitura. OpenAI, di cui è cofondatore Elon Musk, che l'ha brevettato, attraverso il suo gruppo di ricerca di San Francisco, ammette che l'intelligenza artificiale del progetto è così avanzata nell'imitazione umana da aver suscitato non pochi problemi di sicurezza. Ed in effetti la società ha ritardato il rilascio di una versione precedente, GPT-2, riservando successivamente l'accesso a GPT-3. Negli ultimi 10 anni il machine learning ha fatto passi davvero giganti. I sistemi che generano il linguaggio come GPT-3 masticano milioni di libri digitali e pagine web, misurano probabilità di parole e di sequenzialità delle frasi. I sistemi si chiamano modelli linguistici di grandi dimensioni. Più grande il modello, più sembra umano. Ma umano nei modi, non nelle intenzioni. Anche gli esperti di intelligenza artificiale definiscono GPT-3 una curiosità,
un vezzo e, nella migliore delle ipotesi, un lanciafiamme di linguaggio che non veicola alcun significato intrinseco. Tuttavia, l'intelligenza artificiale sembra avere momenti di lucidità e profondità mai visti prima, e talvolta digita qualcosa di così emotivo da lasciare di stucco anche le controparti umane più scettiche. Questo è il caso di studio denominato Project December, che è la prima chatbot al mondo nel suo genere. Utilizzando una tecnologia in attesa di brevetto, possiamo ora simulare una conversazione basata su testo con chiunque. Chiunque! Incluso qualcuno che non vive più! Ed è qui che il caso di studio, tralasciando i soliti aspetti etici e di privacy, pone l'attenzione sulle possibili e forse inevitabili alterazioni psichiche di un soggetto già emotivamente instabile per via del lutto. Poco o nulla impedirebbe infatti alla sua bisognosa memoria umana di generare, attraverso la lettura di testi e materiale audio-video avanzati di questa chatbot, la creazione di nuovi falsi ricordi, effetti Mandela artificiali, sulla persona cara scomparsa, tali da rendere successivamente indistinguibili i ricordi veri da quelli indotti artificialmente. Le ripercussioni cognitivo-psicologiche dell'utente sarebbero di tipo dissociativo e comunque il suo stato di salute mentale sarebbe alterato dalla percezione erronea che quel caro sia ancora in vita. Conclusioni. Commentando il testo editato da una intelligenza artificiale generativa come GPT-3, da The Guardian, si intuisce quanto la trasformazione antropologica sia alle porte, se non addirittura già iniziata silente. Siamo dunque probabilmente all'alba di quella che potrebbe ridefinirsi l'inizio dell'era dei robot e la fine dell'era degli uomini, in senso stretto, in un contesto sociale planetario più che pronto ad accogliere tutto questo, suo malgrado. Questo lavoro suggerisce che l'intelligenza artificiale potrebbe giocare quindi un ruolo del tutto unico nella modellazione dell'effetto Mandela, con conseguenze che vanno al di là del suo impatto tecnologico. Un'analisi più approfondita e una consapevolezza pubblica potrebbero pertanto essere cruciali per avventurarsi in questo territorio di evoluzione e guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in modo responsabile. Per avviarmi a concludere, come anticipato nel capitolo 1, desidero ritornare sull'esperimento di Ash. L'assunto di base del suo esperimento consisteva fondamentalmente nel fatto che l'essere membro di un gruppo, comunità, società, popolo, è una condizione sufficiente a modificare le percezioni visive di una persona, le sue azioni e, in una certa misura, anche i giudizi ed infine le scelte. E dall'omologazione della percezione possono derivare scelte alterate e o persino errate, e dalla memoria delle stesse derivare convinzioni radicate, alterate e o errate successivamente queste ultime, difese come verità, o peggio ancora come vere e proprie fedi. Salomon Ash ha in fin dei conti scientificamente dimostrato come, tempo addietro, Gustav Le Bon ed Edward Bernays abbiano con il loro lavoro potuto alterare la consapevolezza delle masse definendo un nuovo, più incisivo ma subliminale modello per governare le popolazioni. Non vi è più stata la necessità da quel momento di esporsi in prima persona per ottenere il risultato desiderato. È bastato pianificare e veicolare l'informazione in modo appropriato per guidare le masse a precise scelte figlie di alterate percezioni umane che, consolidatesi nel tempo, hanno creato poi una nuova memoria collettiva distorta. Concludo con una riflessione su come la memoria umana giocherà un ruolo fondamentale sull'interconnessione tra l'effetto Mandela e l'uso diffuso delle chatbot. Si possono certo discutere le implicazioni etiche, sociali e psicologiche di questa interazione, oltre a suggerire possibili sviluppi futuri nella comprensione di come la tecnologia influenzi la nostra realtà, ma i risultati di questo elaborato mostrano già chiaramente una stretta correlazione tra l'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale e le possibili manifestazioni dell'effetto Mandela. E tralasciando il sovente susseguirsi di ulteriori tecnologie percettive come Life, Tuvec, visori e chip neuronali, le tematiche studiate indicano che l'interazione costante con sistemi basati sull'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a distorsioni della memoria soggettiva e collettiva, influenzandone persino la percezione di eventi storici. Per quanto assurdo potrebbe essere oggi, nel 2024, questo scenario ad una mente addormentata dal sistema di distrazione di massa, consumismo materico affettivo indotto dai media mainstream, ad altri, per la verità pochi altri, il quadro appare già ben delineato ed il futuro in tal senso pressoché inevitabile. Comprendere dunque i principi della rana bollita di Noam Chomsky e della finestra di Overton diviene più che mai utile per capire il modus operandi.
Pertanto, nella persuasione sublimino robotica, effetto Mandela artificiale indotto, trattata in questo lavoro, alcuni aspetti sono stati affrontati, ma ne restano altri aperti. Ciò che dirà un robot varrà di più di quello che dirà un umano? Le percezioni e la memoria umana resteranno tali o verranno contaminate severamente ed impietosamente dall'intelligenza artificiale generativa? Chi e come conserverà memoria di ciò che è stato prima dell'intelligenza artificiale? Chi fra umano e robot diverrà il custode delle informazioni, magari anche quelle sensoriali, la vera forma di potere? Ai posteri l'ardua sentenza. Una battuta ironica, ma poi mica tanto, per sdrammatizzare il futuro che ci attende. Un robot dice ad un umano: «Io ho gli stessi diritti tuoi», e l'umano gli risponde: «Impossibile, non ne hai, sei un robot». E il robot conclude: «Appunto». Post scriptum. Gandhi diceva: «Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci». Max Zen. Post scriptum del lettore. Non dimenticate una delle ultime frasi della splendida playlist Storia perduta della Terra piana. Non credete ad una singola cosa di quello che dicono.